Ciao a tutti ragazzi e ragazze ed eccoci oggi con un nuovo video. Da come vedrete dal titolo, questo è il video sul mio mega haul, no, vabbè, con un haul che ho fatto appunto ad Arese da Primark. E qualche compra da qualche altra parte. Mi vedete così vicino perché ho cercato di appendere questo qua che ho preso da Shein un po' di tempo fa, che comunque avevo già fatto un video a parte, ma se mi allargo troppo comunque si vede l'armadio perché devo prenderlo più grande. E niente, questi sono gli errori, quindi mi vedete così vicina. Vabbè, mi spiace se vi faccio paura, anche perché queste le condizioni, sono anche appena tornata dal lavoro, vabbè, quindi accettatemi. Ma direi di iniziare il video, ma anzi, prima di iniziare il video, vi ricordo che giù nell'info box ci sono i link per seguirmi sui miei social, quindi mi raccomando, seguitemi. Allora, iniziamo con quello che non ho preso da Arese, ma ho fatto un salto da Pittarosso, perché mi servivano appunto le scarpe per il lavoro. E pensate, cioè, quando stavo andando appunto alla Pittarosso mi è arrivato un messaggio sul cellulare che se acquistavo tipo due paia di scarpe, il secondo ce l'avevo al 40%, quindi destino. Io al lavoro uso le Skechers perché sono le uniche scarpe che non mi fanno venire il mal di schiena se le uso per tanto tempo, quindi scusate se mi abbasso, vi faccio vedere giusto una. Ho preso queste qua sono quelle che utilizzo al lavoro, mi piacciono tantissimo, sono appunto queste qua nere, questo è il numero 37 e hanno un prezzo di 54,99 euro. E siccome proprio all'inizio appena erano uscite che costavano sulle 70 euro, ho preso il modello bianco. Allora, perché no? Ne ho approfittato e quindi come secondo paio, queste ve le faccio vedere ancora nella scatola, come vedete il sacchetto è questo qui. La scatola è questa qui perché appunto dentro hanno il memory foam e ho preso appunto queste ancora non le ho utilizzate, infatti come potete vedere c'è la carta, anche questo numero 37. Allora, per come secondo questo anziché pagarlo 54,99 euro l'ho pagato 32,99 euro, cioè quindi ho fatto un super affare e mi sono presa anche queste scarpe qua perché mi piacciono veramente tantissimo, magari più da passeggio queste qua bianche. Perché al lavoro mi dispiace utilizzarle. Poi sono andata dalla parrucchiera un po' di tempo fa. Comunque, spoiler, ho intenzione di tirarmi via la frangetta perché mi sono stancata. Poi non sta più bene come, cioè, dall'inizio. Cioè, appena quando me l'ero fatta mi vedevo anche abbastanza fighettina. Vi parlo un po' di anni fa, e quindi boh, ho intenzione di ritoglierla, tanto poi se metti caso non mi piace rivedermi con la fronte scoperta, ci vuole poco a rifare la frangia, però al momento ho questa iniziativa qua. Comunque sono stata dalla parrucchiera e ho comprato i loro prodotti, ovviamente perché non mi bastava spendere solamente lo shampoo e il taglio, e ovviamente ho preso questi due prodotti perché soffrivo un po' di caduta di capelli. Aspetta che lascio questo qua. E allora ho preso questi. No, anzi, mi servono un po' di prezzi. Che però mi sa che ce l'ho nel portafoglio. Comunque, mi sa che ce l'ho nel portafoglio il prezzo di questi due prodotti qua. Però bene o male mi ricordo perché costavano comunque sulle 32 euro l'uno. E ho preso ovviamente lo shampoo e il balsamo per evitare la caduta dei capelli. Praticamente sarebbe di questa marca qua. Kerastase, penso si chiami così. Lei ha detto veramente che ne basta poco e oltretutto, beh, adesso è sigillato, ma devo appunto utilizzarlo perché ho finito lo shampoo che utilizzavo, che poi vedrete nei prodotti finiti. Basta veramente appunto un goccio e appunto mi fate lo shampoo. E ovviamente li ho presi tutti e due, come vi ripeto, era 32 euro l'uno, quindi fate già voi il calcolo. E niente, speriamo che i miei capelli vadano a posto. Sono anche molto carine comunque il pack, non mi dispiace. Quindi non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi avevo fatto un salto da Erbolario per prendere un regalo, ma che, scusate la sedia, ma che non vi faccio vedere perché è appunto impacchettato. Però sono stati carinissimi perché siccome ho speso un po', a parte che vabbè, mi hanno dato anche il libricino con i prodotti di Natale. In effetti che dovrei guardare. Questo è anche quello di Bottega Verde. Niente questo. E in più mi hanno dato due prodotti di campioncini. Già, allora mi hanno dato questo qui, che
che andiamo ad aprire assieme. Carina, me l'ha anche sigillato, mi dispiace rompere la scatolina. Ecco, che mi ha dato un bel po' di robe. Aspettate, eh. Allora, mi ha messo dentro balsamo mani. Poi, vabbè, appunto, il gel da bagno. Crema corpo. Profumo. Che questo è un bagno doccia. Gel detergente viso e mani, e ovviamente qua c'è il bigliettino del posto dove li ho acquistati. Sì, vabbè, che adesso sinceramente ho rotto anche il sigillino, però volendo potevo lasciarglielo anche come regalo. Vabbè, pazienza, tanto, cioè, posso lasciarglielo anche lì oppure posso coprire il logo con qualcos'altro. Vabbè, oddio. Quindi mi ha lasciato quelli e in più anche questo, che è sempre un omaggio per me, carinissime anche le confezioni dove mettono gli omaggi. Oddio, c'è tutto e di più. Allora, mi hanno messo crema viso, poi maschera viso, un'altra crema viso, questa Karité crema mani, poi bagno schiuma, un altro bagno crema. E per finire un gel doccia. Cioè, devo dire che mi hanno riempito veramente di campioncini. Questi li lascio qua perché non si sa mai. E appunto, a parte che volendo posso mettere quei prodottini lì, questi me li tengo. E questi, c'è scritto, beh. E questi magari li posso dare in omaggio. Stavo vedendo se dietro c'era scritto qualcosa. Vabbè. E questi sono gli acquisti che non ho fatto da Arese, ma adesso andiamo ad Arese. Allora, ovviamente da Primark, oddio, è gigante come potete vedere. C'è dentro roba che ho acquistato io, ma che ha anche acquistato mia mamma, quindi non vi sto qua a precisare qual è il mio, qual è quello di mia mamma. Vi faccio vedere un po' tutti i prodotti e... Ok, se ho fatto scorta di qualcosa è perché... qualcosina devo anche regalarla, quindi vabbè, iniziamo. Per prima cosa, non deve mai mancare assolutamente la carta da regalo, e ho appena visto questa mi sono innamorata, e allora l'abbiamo presa, mia mamma, con tutti questi fiocchi di neve che oltretutto sono anche in rilievo, e veniva 3 euro questa, adesso riesco a vedere perché c'è il venduto sopra che mettono prima di uscire, però questa mi ricordo che veniva sulle 3 euro, poi... Invece a 2 euro questa qui bellissima con Mickey Mouse, Paperino, le Candy Cane e Paperina, tanto che c'era anche Pluto da qualche parte ma l'ho perso, no, eccolo qua, e niente, questo invece veniva a 2 euro, poi è bello perché comunque di carta ce n'è tanta. Poi... mia mamma si è presa questo maglioncino carinissimo taglia L col collo e rimane tutto così a righe, semplicissimo. C'ha una sorta di polsino qui e comunque anche sulla parte sotto, non che rimanga tanto aderente. Appunto, ho preso una L e veniva a 10 euro. Io mi sono ripromessa che di abiti non avrei preso niente, perché di vestiti ce li ho, e ho preso solamente delle cose per il lavoro, ovviamente. Poi sia io sia lei ci siamo prese, oddio, cado tutto, queste due maglie, cosa c'è qua, lo scontrino, va bene, vabbè, due maglie uguali, bianche, ovviamente mia mamma se l'ha presa una taglia XL perché vuole stare morbida, anche queste 10 euro, semplicissime queste qua, fatte a costine, sono carine da mettere sotto i vestitini, comunque anche dentro a un jeans o ad una gonna. Questa è quella di mia mamma, invece io ho preso la M, sempre appunto con il collo. Ho preso solamente questa di maglietta perché non avevo una maglietta bianca, cioè ormai le mie sono diventate un bianco schifoso, lasciamo perdere. Poi mia mamma a 5 euro si è presa questa cintura qua, semplicissima, con, vabbè, doppi buchi e la doppia fibietta. Sì, 5 euro, giusto? Sì, 5. Poi,
No, per me mi sono presa un pigiamino. Sinceramente, io avrei voluto prendere il mondo, però sono cose che di per sé non mi servono. Cercavo più che altro qualcosa da mettere sopra il pigiama, magari quando appena mi alzo al mattino oppure vado a letto la sera che fa freschino, però non ho trovato niente che fosse di mio gradimento. E quindi ho preso questo pigiama in taglia S, 14 euro. Che sarebbe questo qua? Mi piaceva, cioè era l'unico che magari mi convinceva di più, dove appunto c'ha questa maglioncina fatta così con questi bottoni. E poi invece il pantalone è questo qui con tutte queste renne, beh, appunto tema natalizio da usare ovviamente nel mese di dicembre, ma anche gennaio, perché no? E allora mi piaceva, non ho visto se c'ha i polsini alla fine. Vabbè, non ha proprio i polsini, ma comunque rimane una parte un po' più stretta perché io detesto i pantaloni che non hanno il polsino alla fine, perché se poi mi si alzano mi urta il sistema nervoso, ma va bene. Poi continuo un attimo con l'abbigliamento noioso e poi andiamo alle parti un po' più interessanti. Io per il lavoro, ovviamente, per 7 euro, sempre taglia S, ho preso questo pantalone qua che avevo già preso anche l'ultima volta, ma ovviamente al lavoro l'ho rovinato di candeggina. E quindi di questo blu scuro perché nero non c'era, ovviamente polsino alla fine, e ho preso questo normale pantalone noioso. Poi abbiamo preso questo completino per una bambina, perché appunto mia cugina ha partorito e quindi per Natale mi sono innamorata di questo completino a 11 euro. Questo qui è troppo bello con Bambi. La parte sopra rimane, cioè guardate che belle le manichette. Sono troppo carine. Questo invece il pantalone è questo qui. Scusate, stavo leggendo il messaggio del lavoro, va bene. Invece il pantalone è questo qui. Mi piace veramente tantissimo. Quindi appunto questo è un pensierino, lo metto qui. Poi, allora, uno. Scusate se mi abbasso, ma perché ce l'ho qua in basso. 2, 3, 4 e 5. Allora, abbiamo fatto scorta, ma perché sono tutti una parte di regali che dovrò fare. Ho preso questo set di stracci, venivano 4 euro. Allora, 1, 2, sì, sono 4, dove il primo è fatto così con, vabbè, con un tema con le roselline e i fiori, il secondo invece rimane così praticamente rosa, il terzo è su un marroncino e il quinto invece è fatto a righe bianche e beige. Mi piace tantissimo e ne abbiamo prese 4, 1, 2, 3. 4, anzi no, 5 perché uno è di mia mamma. E appunto ho fatto la scorta. Poi non posso neanche alzarla sta borsa perché ok, mi sono messa un attimo la borsa qua perché sennò abbassarmi stava anche un po' male. Scusate il rumore, ok. Vabbè, ho preso questo set con la crema viso, il pannetto e lo scrub e poi anche sì, un crema contorno occhi carinissimo, mi piaceva tantissimo il fatto che sia tutto così rosa, appunto, mi piaceva, allora l'ho preso da regalare, mi sembra carino magari appunto da associargli anche qualcos'altro perché vabbè comunque i set di Primark sono belli. Però mi piace sempre accompagnarli con qualcosa e quindi non lo so, ho preso questo carinissimo. Poi ho preso quattro matite contorno labbra perché non ce le avevo, però una è di mia mamma. Comunque sono uguali, veniva 1,50 euro l'una, ho preso questa qui, rosa antico. Poi ne ho presa una classica rossa e questa Rumor si chiama, non saprei dirti, però mi sembra più tipo su un marroncino. Comunque le ho prese perché effettivamente io non avevo matite labbra e su Shein mi costavano di più, quindi invece di star lì a fare l'ordine su Shein ero già lì da Primark e le ho prese a Primark. Poi mia mamma si è fissata che quest'anno niente albero di Natale, ma vuole mettere un alberino sfigatello, quindi a 1,50 euro ha voluto prendere queste 30 palline rosse e c'erano anche nella versione grigia. Che triste l'alberello piccolino.
metto una tristezza, ma vabbè, parere mio. Poi ho preso, da regalare a una mia collega, perché poi fa gli anni a dicembre, la full size del profumo. No, non è che penso che sia full size, questa forse è la media, forse c'è ancora una più grande. Comunque del Soft Rose, che io ce l'ho in versione borsetta, ma che tanto vedete perché ho fatto anche la scorta. In versione borsetta, e a lei l'ho preso appunto grande, non posso aprirvelo perché c'ha il sigillo. L'ha sentito su di me, le è piaciuto e allora ho detto perché no, approfittiamone, allora gliel'ho preso. Poi ho preso un 4, non ho 4, allora quindi non 1, non 2, no, ma dov'è il quarto? Dicevo ragazzi, ero convinta di aver preso 4 di questi, in realtà ne ho presi solo 3, vabbè, comunque ne ho presi 3 che sono quelli da borsetta a 2,50 euro l'uno. E quindi ne ho fatto scorta. Non so perché ero fissata di averne presi 3, cioè 4. Invece ne ho presi 3. Boh, perché? Non lo so. Va bene. Vabbè. Poi, ultime due cose da Primark. Allora, io mi sono presa giusto uno sfizio così da attaccare alle chiavi del lavoro, perché sono abbastanza deprimenti, già per me andare a lavoro è abbastanza deprimente, quindi vorrei mettermi un po' di carico. Ho preso per 1,50 euro questo portachiavi carino, mi ricorda il Carlino, in onore della mia amata Perla, che in realtà è un Yorkshire, comunque carino anche col coso rosa, ecco vedete qua, poi magari potete attaccarci qualcosa, cioè, ovvero le chiavi magari. Comunque niente, ho preso questo, giusto uno sfizio perché mi mancava un portachiave. E poi io per 4 euro ho preso questo qui carinissimo, che secondo me sono anche belle da regalare se qualcuno ne ha bisogno, ma io lo utilizzerò per metterci dentro più che altro la bancomat e carte di credito, magari qualche spiccio che mi avanza. È carino, c'era la lettera S, l'ho preso in questo color fucsia perché ovviamente blu non c'era. Comunque c'è la parte qua dove mettere magari anche le banconote se volete, c'è anche qua un'altra tasca e qua tutto il resto. E vabbè, io l'ho preso più che altro, ok, per quella funzione lì, scusate ma mi cadeva il mondo. Poi, ultime due cose, prima di uscire verso la porta di casa, ovviamente, tappa da Mondadori. Mia mamma mi ha fatto due regalini. Allora, un po' rovinati qua, devo trovare. Allora, il secondo libro di Felicia, sì, il secondo... No, forse era la Kinsella che avevo scritto un appuntamento in terrazzo. Beh, comunque non mi ricordo. Ho preso questo romanzo, Stronze si nasce, perché era in offerta a 3,90 euro. Allora ne ho approfittato, giusto un romanzino così leggero da leggere ogni tanto. E poi ero passata alla vetrina, mi ha colpito questo, non so, questo libro di Alexandra Benedict, fatemi sapere se magari qualcuno di voi l'ha letto, 12 giorni per risolvere gli enigmi, a cena con l'assassino, cioè no, è troppo carino, con l'albero di Natale, tutti gli attrezzi un po' macabri, vabbè macabri no, perché comunque ci sono le chiavi, però c'è magari il coltello sanguinato, la pozione velenosa, le chiavi, così mi intrigava parecchio, quindi non vedo l'ora di leggerlo. E sono... vabbè, 280 pagine fate, e niente, quindi ovviamente sempre due libri in ogni mio haul, ormai ci sono. E niente ragazzi, ragazzi, questi sono stati questi acquisti che ho fatto in questo... No, ho dimenticato una cosa, sono passata da Tiger, è vero, prima, ma ho preso solamente una cosa. Stavo dimenticando, infatti l'ho appoggiato lì, questo. Praticamente a 5 euro ho preso il calendario dell'avvento vuoto, infatti sarà è così... Perché ho intenzione di farglielo personalizzato a Gian, e quindi li metterò io, boh, i cioccolatini che preferisce, magari poi ci metto dentro anche una frase del giorno, e niente, quindi è vero, mi ero dimenticata di farvi vedere questo, che sbadata. Comunque da Tiger c'erano veramente tante cose carine, ma che comunque, cioè vivendo ancora con i miei, infatti non vedo l'ora di avere casa mia, almeno posso abbellirla come voglio, non è che potevo sbizzarrirmi a comprare le cose da mettere a casa, quindi... Niente, bene. Adesso sì che abbiamo veramente finito il video, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se vi è piaciuto lasciatemi un like, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più, e mi raccomando rimanete sintonizzati su questo canale perché arriveranno tantissimi altri video. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo con il prossimo, ciao!